La Festa Europea della Musica, dopo 6 anni, torna ad essere un ponte di collegamento fra Napoli e Parigi che attraversa l'Europa. 2 giorni per fare musica, ma anche per parlarne e per vederla come attività produttiva. L'apertura, infatti, vedrà Ennio Morricone al Conservatorio San Pietro a Maiella intervenire nel meeting Parola alla Musica. L'iniziativa è del Comune di Napoli, insieme con il Comitato Festa della Musica Napoli ed il patrocinio del Ministero di Cultura francese. 2 giorni, numerosi luoghi, numerosi spazi e ovviamente numerosi talenti e artisti di cui questa città è straordinariamente ricca. Il dato che sicuramente rimane forte è che i cittadini sono sempre più partecipi, che c'è un interesse per gli eventi culturali, le performance, perché la città va sempre più abitata nei suoi spazi, nei suoi luoghi e l'occasione della festa in questo senso è di grande festa, appunto. Questa 15ª edizione sarà dedicata a Roberto Murolo e tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per quella che sarà una maratona di musicisti, orchestre, cantautori, performance e show itineranti diffusi in tutta la città, un elenco lunghissimo che troverete seguendo i link della festa. No, siamo innanzitutto contentissimi che abbiamo riportato dopo anni la Festa della Musica a Napoli, tra l'altro con iniziative che saranno numerosissime in tutti i quartieri, con iniziative anche molto originali attraverso il trasporto pubblico, la funicolare, le metropolitane, tantissimi artisti che hanno dato la disponibilità. Credo che sarà un giorno bellissimo, gli artisti anche avranno la possibilità di utilizzare le risorse pubbliche che abbiamo destinato in modo trasparente, in modo orizzontale, dando servizi, dando quello che possiamo dare in questo momento, e la risposta è stata straordinaria.